Buonasera a tutti voi, questa è l'edizione delle 20.30 della TG 2000 e in apertura questa sera Genova ferita che ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi e inaugura quasi 2 anni dalla tragedia il nuovo viadotto intitolato a San Giorgio, costruito a tempo di record sul progetto di Renzo Piano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i familiari delle vittime che hanno scelto di non partecipare. Vittorio Torre. Quella mattina, quella del crollo, pioveva e il ponte, sotto alla pioggia battente, appena si vedeva. Questa mattina, 2 anni dopo, un arcobaleno avvolgeva Ponte San Giorgio, il nuovo Ponte Morandi, ricostruito grazie ad uno sforzo senza precedenti. Prima dell'inaugurazione ufficiale, il Presidente della Repubblica ha voluto incontrare i familiari delle vittime del crollo. Li ha incontrati in prefettura, ha ascoltato le loro storie e poi, a braccio, ha espresso la sua vicinanza a nome di tutti gli italiani. E sottolineare pubblicamente e in maniera evidente per la pubblica opinione che la ferita non si rimargina, che il dolore non si dimentica e che la solidarietà non viene meno in alcun modo. Il primo ad attraversare il ponte che collega Genova, l'Italia, è stato proprio il Presidente della Repubblica. Grande emozione da parte dei genovesi che ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro determinazione e caparbietà al servizio del bene comune. 24 ore di lavoro tutti i giorni, si sono fermati soltanto il giorno di Natale e un paio di giorni con allerta rossa. E hanno superato problemi enormi, dal problema delle polveri, al problema degli allagamenti nel cantiere, al mare grosso che ci impediva di portare da Castellammare le materie prime, al Covid e a tante altre cose. Per citare un ligure famoso che subì una pesantissima ingiustizia, che è Enzo Tortora, quando tornò davanti al suo pubblico in televisione disse: dove eravamo rimasti, semplicemente. Ecco, dico anch'io, oggi siamo dove eravamo rimasti, le due sponde sono di nuovo collegate e questo ponte segna la strada. Continuano i contagi da Covid-19 nel nostro paese, in testa ancora la Lombardia, 159 i nuovi casi, ma i numeri sono in calo. Massimiliano Niccoli. 159 nuovi casi, 12 morti, 129 guariti. I dati sono in calo, come sono in calo i tamponi effettuati, appena 24.036, quasi 20.000 in meno di ieri. 5 regioni non fanno registrare nuovi casi, Marche, Friuli, Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata. Dati che lasciano spazio all'ottimismo, ma anche alle polemiche. Senza i centri per i migranti non avremmo focolai, butta benzina sul fuoco il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. La sua regione oggi conta 22 nuovi contagi e un decesso, una percentuale molto alta rispetto al dato nazionale. Cluster tuttavia si registrano in diverse regioni e molti nei luoghi della movida, come ad esempio nel Lazio, dove focolai sono presenti a Sabaudia, notizia dei giorni scorsi, e a Fregene, notizia invece di queste ore. Una situazione che preoccupa a tal punto che la regione ha deciso di vietare le feste nelle spiagge e gli assembramenti nelle discoteche. Ma il comportamento dei giovani resta un problema. Il premier Conte non lo sottovaluta. Oggi chiede ai ragazzi senso di responsabilità e più in generale di rispettare le regole precauzionali. Intanto, dai dati resi noti dal Ministero della Salute e dall'Istat, emerge che 1,5 milioni di italiani ha gli anticorpi del Covid. Permettetemi di ringraziare in primis gli oltre 60.000 italiani che ci hanno dato una mano con la loro disponibilità a fare questo test, a fare questo prelievo venoso. Ciascuno di loro, venendo, dedicandoci una parte del loro tempo, ha dato una mano a conoscere meglio questo virus e, come ho già detto, conoscerlo meglio è la premessa per combatterlo meglio e quindi per provare a superarlo. Le differenze territoriali sono molto accentuate. La media italiana è del 2,5%, ma la Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5%, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno. E sui treni sfreccia il caos dopo lo stop del governo che ha imposto di proseguire l'obbligo del distanziamento a bordo. Stridono le differenze sui regionali e i cittadini chiedono il rimborso dei treni cancellati. Beatrice Bossi.
Il caos biglietti scoppiato nel weekend si trascinerà probabilmente ancora qualche giorno. Già si registra il tutto esaurito, infatti, sui treni ad alta velocità per il Mare del Sud. Questa è la schermata che compare sul sito di Trenitalia a chi cerca di prenotare un biglietto da Milano a Bari in partenza sabato 8 agosto. Nessuna disponibilità. Situazione simile anche con Italo. C'è solo un treno da Milano a Napoli sabato ed è quello con partenza all'alba. Alla stazione Termini, tra ritardi e incertezze, oggi i passeggeri cercavano di capire se le loro vacanze erano al sicuro. Dice che l'orario non è quello, ad esempio diciamo dalle 9:30 invece è arrivato un'ora dopo, sia che andata e ritorno. Sopravvissuto al casino che hanno fatto con questi biglietti, hanno pensato bene di far rompere il treno. Tutto comincia ieri, quando un'ordinanza del Ministero della Salute impone il ritorno al distanziamento sociale a bordo dei treni ad alta velocità. Una scelta che ha messo in difficoltà le compagnie ferroviarie, le quali, stando al decreto del 14 luglio, avevano venduto già tutti i biglietti. Il riempimento dei convogli al 100% non è mai stato previsto, dicono oggi dal Ministero dei Trasporti, ma ormai il guaio era stato fatto. State vedendo se ve l'hanno cancellato? Sì. Devo andare a Napoli Centrale e devo fare il biglietto. Speriamo di trovarlo. La regola del distanziamento sui treni regionali non è operativa già da diverse settimane. Lo prevedono le varie ordinanze, dalla Sicilia al Trentino, sulle quali i governatori non intendono fare passi indietro. Una soluzione, se lo augurano tutti, verrà trovata mercoledì, quando il Comitato Tecnico Scientifico si incontrerà e suggerirà le nuove regole dei mezzi di trasporto. Per effetto del coronavirus, in Europa in 3 mesi 160.000 morti in più. Lo afferma uno studio dell'Ufficio Statistico dell'Unione Europea. Sentiamo Caterina Dall'Olio. Galoppano verso i 180 milioni e 120 mila i contagi in tutto il mondo. Le morti non si fermano, oggi 10.000 in più rispetto a ieri. L'Eurostat ha reso noto che tra marzo e maggio 2020 ci sono stati 160 mila morti in più rispetto alla media dello stesso periodo dal 2016 al 2019. Tra i paesi con il maggior aumento vengono segnalati Spagna, Italia, Belgio, Olanda, Svezia e Francia. L'America Latina versa in condizioni disperate. Perù e Bolivia sono in ginocchio e anche in America Centrale il timore torna ad affacciarsi. In Messico sono quasi 440.000 i casi di coronavirus confermati, con un aumento di quasi 5.000 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il presidente americano Donald Trump su Twitter ha scritto che, fatta eccezione di New York e pochi altri posti, gli americani hanno affrontato molto meglio di altri il virus cinese. Questo a fronte del primato mondiale degli Stati Uniti, sia per contagi che per numeri di vittime, senza essere usciti mai dalla prima ondata. Non tollereremo ingressi irregolari nel nostro paese. Alto là del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Cerignola, in provincia di Foggia, dove ha incontrato gli studenti sul tema della legalità. Luigi Ferraiuolo. Basta immigrati irregolari in Italia, nessuno dovrà entrare più illegalmente. Il premier Giuseppe Conte ribadisce la linea dura annunciata alcuni giorni fa in materia di immigrazione dal ministro dell'interno Lamorgese e annuncia l'aumento dei rimpatri rapidi verso la Tunisia e il rafforzamento delle misure di contenimento. Le parole di Conte arrivano nel giorno in cui Lampedusa è di nuovo al collasso e attende l'arrivo della nave da 1.000 posti che ospiterà gli stranieri in quarantena, dando respiro al centro di controllo dell'isola. Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questi risultati siano vanificati addirittura da migranti che vogliono sfuggire, tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere. Conte ha parlato ai giornalisti degli immigrati mentre era in visita al bene confiscato Terra Out di Cerignola, unica realtà in Puglia a ospitare campi estivi per studenti e strutture sottratte ai clan, una visita organizzata dalla Commissione Antimafia. Un bene inaugurato nel 2012 e ispirato alle idee di Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia. Terra Out è stato sottratto a Giuseppe Mastrangelo, uno dei boss più violenti dei clan pugliesi, condannato a 3 ergastoli per 4 omicidi. Durante la visita Conte ha incontrato un gruppo di studenti. Noi dobbiamo assolutamente fare il deserto intorno alla mafia. Abbiamo rafforzato, come sapete, con gli uomini, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, la reazione dello Stato, però non è sufficiente. Dobbiamo anche alimentare la cultura
contro la criminalità mafiosa. Dobbiamo coinvolgere tutti i giovani in queste iniziative. Il governo è allo studio su un insieme di proposte per rilanciare i consumi. In particolare, ha annunciato la sottosegretaria allo sviluppo Morani, si sta preparando una serie di incentivi per alcuni settori particolarmente in difficoltà, come arredo, abiti e calzature. Un meccanismo, ha spiegato, facilmente utilizzabile da imprese, commercianti e consumatori. E cresce l'interesse sullo sconto in arrivo per chi paga con la carta. Il governo promuove il bonus per cercare di alimentare i consumi, stanziati 2 miliardi di euro. Ma per quale spesa? Davide Murgia. Arriva il bonus POS, un bonus legato ad alcune tipologie di spese effettuate con carte bancomat fatte da qui alla fine dell'anno. Tecnicamente si chiama cashback e il governo su questa iniziativa punta a stanziare con il prossimo decreto di agosto almeno 2 miliardi, ma c'è un pressing per portare la cifra a 3 miliardi per spingere i consumi e dare un po' di ossigeno alle attività più colpite come bar e ristoranti. Per beneficiare dell'incentivo sarà dunque necessario aver fatto shopping utilizzando una carta di credito o una carta di debito tipo bancomat. Una misura del genere, oltre a dare una spinta ai consumi, concorrerebbe tra l'altro a disincentivare l'utilizzo del contante. Resta da capire il meccanismo, le ipotesi potrebbero essere due, una card apposita o un rimborso direttamente al contribuente. Inoltre si ragiona anche se continuare con gli incentivi ai settori più colpiti dall'emergenza coronavirus come i ristoranti, l'abbigliamento, gli elettrodomestici. Il decreto di agosto può contare su una dote di 25 miliardi, di cui 13 miliardi saranno necessari per rifinanziare fino a fine anno la cassa integrazione Covid. E poi saranno previsti fondi per la rateizzazione delle tasse sospese alle piccole imprese durante i mesi del lockdown, quelli per la scuola, quelli per il settore auto. I beneficiari del cashback, che non dovrebbe aver limiti di reddito per chi lo utilizza, a questo punto dovranno quindi fare i conti con le risorse disponibili. Ed ora in Vaticano. Le condizioni di salute del Papa Emerito Benedetto XVI non destano preoccupazioni se non quelle per un uomo anziano di 93 anni che sta superando una malattia dolorosa ma non grave. Lo ha dichiarato Monsignor Georg Ganschwein, segretario particolare personale di Josef Ratzinger, dopo alcune rivelazioni che sono state pubblicate dalla stampa tedesca. Cristiana Caricato. Le condizioni di salute del Papa Emerito non destano particolare preoccupazione. A spegnere sul nascere le voci su un aggravamento della salute di Benedetto XVI è stato il suo segretario, Monsignor Georg Ganschwein, che ricorda l'ovvio. Ratzinger è un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave. Nelle ultime ore erano circolate le ipotesi più fantasiose su una presunta infezione al viso del pontefice emerito, alimentate dalle dichiarazioni del suo biografo, Peter Sewald, che solo sabato scorso si era recato nel monastero Mater Ecclesiae per presentare a Benedetto l'ultimo volume a lui dedicato. Il giornalista tedesco aveva parlato di un uomo fortemente debilitato ma ottimista e lucido, con la pelle del volto arrossata. In realtà Ratzinger ha dovuto fronteggiare un attacco di herpes zoster, malattia virale che ha coinvolto il trigemino. Un'infiammazione dolorosissima, comunemente chiamata fuoco di Sant'Antonio, che richiede un'energica terapia antibiotica. Sarebbe in lento ma costante miglioramento, nonostante la fragilità mostrata nella sua ultima uscita pubblica per correre al capezzale del fratello morente in Germania. Di certo non ha perso il suo buon umore e affronta con pazienza e docilità un'infezione che lo ha fortemente provato. Voltiamo adesso pagina meteo. Meteo bizzarro quest'estate. Dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, nella penisola arrivano rovesci e temporali che fanno abbassare la colonnina di Mercurio. Francesco Durante. Correnti fresche e instabili di origine atlantica faranno calare le torride temperature di questi giorni. Una forte ondata di maltempo con intensi temporali investirà prima le regioni settentrionali per spostarsi poi verso le regioni centro-orientali. Mercoledì il peggioramento si estenderà anche più a sud, con rovesci su coste abruzzesi, Basso Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in Friuli Venezia Giulia e in Campania. Condizioni migliori sul resto d'Italia, con qualche aumento della nuvolosità, ma ampi spazi soleggiati.
La Coldiretti ha segnalato l'eccezionalità degli eventi atmosferici di questa stagione, evidenziata da una tendenza alla tropicalizzazione conseguente ai cambiamenti del clima. Nubifragi e grandinate compromettono le coltivazioni con danni per oltre 14 miliardi di euro nell'ultimo decennio. Ad aggravare la situazione del nostro territorio, il flagello degli incendi, stimati di origine dolosa nel 60% dei casi. Negli ultimi giorni sono stati distrutti centinaia di ettari lungo tutta la penisola. Lotta contro i roghi anche in California, già pesantemente colpita dal Covid-19, con 500.000 di persone contagiate. Nel sud dello stato americano, un vasto incendio, denominato Apple Fire dai vigili del fuoco, ha devastato un territorio di oltre 1.600 ettari. Le autorità hanno imposto a 8.000 residenti della zona di evacuare le proprie abitazioni. E poi ci sono casi in cui il sole e l'ondata di grande caldo vengono accolti con favore dalla comunità. Succede nel nord della Francia, con una tradizione che si tramanda nei secoli, la raccolta del sale. Ce ne parla Cesare Cavoni. Mentre la Francia, come altri paesi europei, deve far fronte ad un'ondata di caldo torrido che raggiunge i 40 gradi, il sole e il suo calore intenso generano paradossalmente un prodotto pregiato, prelibato, nonché fonte di notevoli interessi economici. Stiamo parlando del sale di Guérande, estratto dalle saline che fanno parte dello straordinario patrimonio naturale della Loira Atlantica. Un sito naturale protetto che si estende su oltre 2.000 ettari e utilizza tecniche di produzione millenarie, dove tra giugno e settembre i lavoratori del sale raccolgono il sale grosso e il fior di sale. Qui gli agricoltori lavorano alacremente, convinti che questa calda estate suggellerà un anno di produzione eccezionale di circa 23.000 tonnellate, che alimenta un giro di affari di 25 milioni di euro all'anno. Il sale marino di Guérande viene esportato in tutto il mondo ed è considerato una prelibatezza da molti appassionati di cibo che apprezzano i suoi croccanti cristalli simili a fiocchi di neve. È fatto lasciando entrare l'acqua di mare dal vicino Oceano Atlantico in appositi appezzamenti per lasciarlo evaporare. Il calore migliora la produzione e la qualità del sale, anche se questi appezzamenti raggiungono il massimo della loro produttività quando sono bagnati da un vento freddo che favorisce l'evaporazione. Intanto, gli agricoltori continuano a raccogliere il sale utilizzando tecniche antiche che sono rimaste praticamente le stesse dal 1400 ad oggi. E ora un ricordo speciale lo dedichiamo a Francesco, un ragazzo con la sindrome di Down scomparso ieri all'età di 42 anni. È stato uno dei protagonisti del documentario di TV 2000 L'estate più bella di Gianni Vucai e Beatrice Bernacchi. Il suo sorriso, i suoi pensieri, la sua voglia di vita, le sue lacrime resteranno nella memoria di familiari, amici e conoscenti. Lo vediamo in un frammento del documentario. E Francesco, che cosa metti in valigia invece per venire qui al mare? Metto in valigia l'amore della vostra persona che siete qua. Basta, solo quello. Poi tutto il resto passa in secondo piano, ovviamente. A me, anch'io, come dicevano i nostri amici del Sicomoro, solo l'amore resta, ecco. Ecco, brava. E quindi l'importante è quello. Facciamo un applauso. No, Francesco, no. Guarda, andiamo. Francesco, andiamo. Scusa. Scusate. Problemi tecnici. Ok, siamo tornati. Appunto, in onda. Al mare, in onda, capito? Bravo. Ma tutto, così. Basta. Anche la regia. Basta. Tu sei un uomo, non è proprio questo. Sì. Quando ti andi a piangere, fai che sei un uomo. E poi ti passa, capito? Può bastare? Grazie. Vai! E adesso voltiamo pagina, parliamo dell'estate. L'estate in musica, non c'è stagione estiva che ogni anno non abbia la sua colonna sonora. Con Silvio Vitelli accendiamo i tormentoni del 2020.
Ci prova Diodato a sfornare il tormentone, come pure Francesco Gabbani. Gradevoli, ma entrambi rendono meglio in versione invernale. Meglio ancora se sul palco dell'Ariston. Voglia di ballare, un reggae in spiaggia. Non sbagliano un colpo, invece, i Bundabash, che quest'anno rinforzano l'alleanza con Alessandra Amoroso, riuscendo a far meglio persino della scorsa estate, quella del Mambo Salentino. Non si poteva! Non importa se... Tra De Palma, re delle classifiche estive e dei duetti, propone un pezzo all'altezza della situazione e lo fa stavolta insieme alla cantante brasiliana Anitta. Delude invece la regina degli ultimi anni, Giusy Ferreri, con Elettra Lamborghini. Il sorpasso gli viene servito da Baby K. Ancora non mi basta più. Tiene botta Irama, ma la sua Mediterranea ricorda troppo i successi precedenti. Un vuoto tra i tormentoni lo lasciano Benji e Fede, che da quest'anno sono ufficialmente sciolti. Non per prendere il loro posto, ci mancherebbe, ma un duo maschile inedito lo propongono Jovanotti e Tiziano Ferro. La Tequila Guaraná di Elodie non riesce ad eguagliare il Margarita dello scorso anno, segno che un cocktail non vale l'altro. Si rifà però con la rivisitazione del Ciclone di Pieraccioni. Il brano omonimo di Takagi e Ketra funziona alla grande. Non ti chiamerò neanche stasera. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie del vostro tempo. Buona serata a tutti.